Kurt Dimberger e Julie Tallis salgono verso il K2, la loro montagna sogno. È l'estate del 1986. Non è la prima volta che affrontano insieme gli strapazzi e la fatica per raggiungere questa meta affascinante. Ora vogliono conquistarla, la montagna delle montagne. Il destino, tuttavia, non sembra essere favorevole. Si profilano eventi drammatici che faranno fallire i piani più arditi e riguardano alpinisti di tutto il mondo, americani, francesi, inglesi, polacchi, spagnoli, austriaci. Berger e Julie Tallis appartengono al top degli alpinisti mondiali. Con cineprese e microfono hanno documentato in immagine e suono i tentativi di salire questa montagna e sono giunti fino alla quota di 8.000 metri. Per molti anni hanno costituito il film team più alto del mondo. Dal mondo selvaggio del Karakoram, dalle sue cime di 6, 7, 8 mila metri che appartengono alla grande catena dell'Himalaya, emana una magica forza di attrazione che nei decenni passati ha già richiesto per il solo K2 il sacrificio di 12 alpinisti scomparsi nel tentativo della sua conquista. Tuttavia, che nell'estate del 1986 altri 13 alpinisti ne sarebbero rimasti vittime, nessuno poteva certo immaginarlo. Straordinaria. È già un fatto eccezionale, sia per un uomo sia per una donna, quello di arrampicare a tale quota. Lassù si è al limite dell'esistenza, del possibile. Se per giunta si vuole filmare e fare le riprese sonore, il problema diventa ancora più complesso. E per farlo occorre un grande entusiasmo ed un amore tutto particolare. Julie li possedeva. Entrambi poi eravamo da un pezzo entrati nell'ordine di idee e nell'intento di cogliere l'avventura, la vita alle massime altezze raggiungibili dall'uomo e di portarla giù con noi per gli altri. Per anni vi siamo riusciti. Più volte siamo tornati alla nostra montagna sogno, al K2, che alla fine si rivelò anche la montagna del nostro destino. Utensili della nostra civilizzazione, occhiali da sole, camicie sportive o stivali di gomma, dimostrano che non è la prima volta che i nostri portatori vengono ingaggiati da una spedizione internazionale. Per raggiungere la nostra meta, dobbiamo attraversare corsi d'acqua gelida, seguire sentieri impervi su ripidi pendii di pietre instabili, passare sotto muraglie e pareti alte più di 3.000 metri. La marcia di avvicinamento si svolge su un terreno arido e brullo nella parte più settentrionale del Pakistan. Non è certo un ambiente idilliaco né adatto ad una gita domenicale. Qui il clima è assolutamente imprevedibile. Neve, pioggia, vento gelido ed un sole implacabile.
Taiyu, l'ultima oasi, dove sorge ancora qualche albero. Qui ci fermiamo per una sosta prolungata. I nostri portatori, di origine balti, si mettono subito all'opera. Con arte preparano i ciabatti per i prossimi giorni. Pani azimi, piatti rotondi, fatto con farina di orzo e grano, sono il principale nutrimento delle indigene, un alimento completo. Per il loro faticoso lavoro diamo ai portatori un compenso molto basso rispetto ai parametri europei, circa 7.000 lire al giorno. Le 1.000 rupie che guadagnano per un trasporto fino al campo base, tuttavia rappresentano per loro l'equivalente del guadagno di un anno di lavoro. Non meraviglia quindi che questa attività sia apprezzata e ricercata. Così spedizioni di tutto il mondo si recano in Cina, Tibet, Nepal, Pakistan alla conquista delle 8.000. I nostri amici portano solo le cose più indispensabili del nostro bagaglio. Il grosso è già per via verso il K2 con la spedizione italiana di quota 8.000. Quanto più saliamo, tanto più affascinanti appaiono questi angoli perduti e queste estensioni immense. Agli occhi della gente del luogo, queste montagne devono essere collegate con miti, paure ancestrali e con una profonda religiosità che si manifesta soprattutto durante la preghiera. Il tempo dei primi esploratori è passato da un pezzo. Oggi troviamo centinaia di persone, grandi spedizioni ed alpinisti singoli. Insieme ai 200 portatori di una spedizione tedesca e con i nostri 5 troviamo riparo nelle tende e nelle cavità fra i sassi. Ci scaldiamo e per lo più gente che proviene dai villaggi vicini, alcuni portano ancora abiti e copricapi tradizionali di lana di pecora, altri si coprono con passamontagna, ombrelli, pantaloni da jogging provenienti da un mondo lontano. Particolarmente ricercati sono i posti al riparo dalle intemperie, così può capitare che durante la marcia ad un certo punto i portatori si mettono a correre per accaparrarsi i posti migliori. All'alba del giorno seguente il sole splende meraviglioso. Questo posto si chiama Urdokas, la pietra spezzata. Spedizioni di questo genere richiedono uno sforzo incredibile. Il giorno della cima, il momento del sogno, si conquista faticosamente un passo dopo l'altro. Senza i portatori non sarebbe possibile. Una grande avventura, certo. La leggenda che la volge racconta solo del lato idilliaco, dimentica polvere, freddo, misere e aridità che dominano gran parte del percorso. Del resto anche noi preferiamo ricordare i momenti di incredibile fascino nella regione dei ghiacci eterni. Alcune di queste torri sono alte anche 30 metri, è una via difficile tra ghiaccio e neve, pietre e ghiaioni. Portando sul dorso 25-30 kg, dobbiamo fare pause frequenti e ravvicinate. Un momento di riposo e di distensione sotto il Maitre Peak, la Mitria, alto più di 6.000 metri. Una distesa infinita. Per oltre 50 chilometri si allungano i ghiacciai nelle valli del Karakoram. Sono migliaia di torri di ghiaccio e ghiacciai che alla loro sommità spesso fanno ancora parte delle zone inesplorate della Terra.
Al margine di questo mondo fiabesco piantiamo il campo per la notte. Domani dovremmo essere finalmente ai piedi del K2. Julie volge lo sguardo verso il Broad Peak, 8047 metri. Termina con tre punte e non è una montagna qualsiasi. È il suo primo 8000. Vi è salito nel 1984. Ne abbiamo raggiunto la cima insieme in 4 giorni, con lo stile alpino. Io, a distanza di 25 anni, per la seconda volta, dopo la prima salita con Hermann Bull. È stato un momento di grande felicità lassù. Un crocevia molto frequentato. Incontriamo portatori ancora con o senza carico, che scendono dal K2 verso i loro villaggi o per unirsi ad altre spedizioni. Anche noi saremo presto alla nostra meta, la base del K2. Questo sarà il nostro mondo per i prossimi 3 mesi. A 5.000 metri il ghiacciaio Paltoro, lungo 58 chilometri, largo più di 2, con molti rami laterali. Qui possiamo ammirare alcune delle montagne più belle della Terra, il Giocolisa, il Broad Peak e naturalmente il K2. Ai piedi della nostra montagna piantiamo le tende. Non siamo soli, certo. Il tempo del silenzio che 30 anni fa ho vissuto ai piedi del K2 è passato da un pezzo. Adesso si incrociano una gran quantità di lingue. Qui si sono raccolti alpinisti di ogni parte del mondo. Per lo più si tratta di personaggi individualisti, diversi nei piani e progetti, nella scelta dell'itinerario, nel metodo di scalata, uniti qui solo dallo stesso scopo, salire il K2. Piegati sopra una carta, Giulia ed io studiamo la nostra via. Si vede il percorso dei primi salitori. È la via degli italiani, lo Sperone Abruzzi, per cui Lino Lacedelli ed Achille Compagnoni nel 1954 per primi raggiunsero la cima del K2. Noi abbiamo deciso di seguire lo stesso itinerario, molto ripido, più di 3.000 metri dalla base della montagna alla cima. Già 2 volte, negli anni passati, abbiamo cercato di salire il K2. Siamo venuti dalla Cina e dal Pakistan. Lo abbiamo conosciuto dai versanti più disparati. Da quello nord ce l'avremmo quasi fatta quando la bufera a soli 600 metri dalla cima ci costrinse a rinunciare. Era il 1983. Le riprese cinematografiche e sonore della spedizione hanno rallentato il nostro tempo di salita di un paio di giorni, mentre gli altri alpinisti potevano dedicare tutte le energie alla salita. Noi eravamo carichi di cinepresa e registratore, ma in tal modo abbiamo documentato il fascino di questa montagna. Attraverso l'Aikido, Julie aveva acquisito eccezionali doti di resistenza. Lei stessa insegnava questa disciplina in Inghilterra, dove era divenuta cintura nera. Thank you.
La vita quotidiana del campo base, colorata e eterogenea, può trarre in inganno. Ciascuno qui ha una sua identità ben precisa, anche chi appartiene ad una grande spedizione, in ultima analisi è responsabile individualmente della decisione di salire ancora nei mesi successivi, dopo uno o più tentativi. Tutti conosciamo quale pericolo rappresenti questa montagna. Sappiamo che lassù la morte può cogliere ciascuno di noi in ogni istante. L'inglese Alan Rouse, in giallo, uno dei migliori alpinisti britannici, sta parlando con Julie. Né lei né i membri della spedizione austriaca potevano certo immaginare che cosa il destino ci avrebbe riservato. James Bond sul video nella tenda dei coreani. Nel film i sogni di gloria e di onore, di vittoria e di trionfo si realizzano facilmente. Mrucka, l'alpinista polacca con altri che riusciranno a realizzare il sogno della cima o perlomeno ad esservi molto vicini, ma ad un prezzo elevatissimo. Alan Rouse, il polacco Wojciech Ruz ed altri. Anche noi che stiamo effettuando le riprese. A colloquio con uno degli alpinisti più esperti, il cineasta tedesco Norman Durenthur. C'è tanto entusiasmo, è vero, ma non si devono dimenticare mai i pericoli di questa montagna. Ci sono varie vie che salgono alla cima. Ogni spedizione ha il suo itinerario. Per noi sarà lo sperone Abruzzi. Talora sulla stessa via si trovano più spedizioni. Ciò può costituire un vantaggio perché ci si può aiutare a vicenda. L'affollamento in uno stesso punto però aumenta anche il rischio, come avviene nel traffico cittadino. Su un 8000 come questo non si può arrampicare alla leggera. Bisogna acclimatarsi, portare in alto equipaggiamento, vivere, tende, allestire i campi per l'attacco finale, indispensabili per sopravvivere in caso di bufera. Ogni passo richiede una grande fatica. Con il bel tempo non siamo gli unici a salire. Al termine del ripido pendio una tenda, il campo degli spagnoli Mari e Cosema. Ogni giorno sulla montagna si muovono molti alpinisti, ma il pericolo è sempre incombente. Un mattino, un improvviso fragore dalla parte della Magic Line. Julie ed io balziamo fuori dalla tenda e vediamo che una gigantesca valanga si è staccata dalla parete di neve sotto la sella Negrotto. Chi c'era lassù? C'era su qualcuno? Ben presto veniamo a sapere che due americani, Al Pennington e John Smolich, stavano salendo proprio di lì. Sono stati travolti. Dopo lunghe ricerche si riesce a trovare il corpo inanimato di uno, dell'altro non c'è traccia. Resterà tra i ghiacci eterni. Infaticabili, i due spagnoli salgono su per lo sperone Abruzzi. Salgono in stile alpino, smontano la loro tenda, chiudono i sacchi, tutto ciò di cui hanno bisogno se lo portano sulle spalle. Potevi cercare.
Wir wünschen Ihnen auguriamo loro buona fortuna e quanto di meglio esista, la vita. Auguriamo di sopravvivere. Morte e felicità sono così vicini su questa montagna. Noi restiamo indietro. Anche noi, però, come loro, vorremmo essere presto sulla cima della montagna. Quando si realizzerà il nostro sogno? Pochi giorni dopo, ecco Mari e Cosima di nuovo al campo base. Mari ha le dita congelate, ma la gioia traspare ugualmente dai suoi occhi. La salita è stata molto dura, ci racconta. Salire una montagna sopra una montagna. Lassù, meraviglioso, ciò che più mi ha colpito è stata la sensazione di realizzare il mio sogno più grande. Ero all'apice della mia vita. Ne è valsa la pena, anche se ciò mi costa il congelamento delle dita, ma queste si possono curare. Successo e sconfitta, felicità e morte sono così vicini qui sul K2, come in nessun altro posto al mondo. Spesso realizzare un sogno costa fatica, sofferenza, lacrime, lutto. Wanda Rutkiewicz, una delle più esperte e complete alpiniste del mondo, ha raggiunto la cima del K2 con tre francesi. Ich träumte an diesem Berg. Da tempo sognavo questa montagna. Finalmente, il 18 di questo mese, ho lasciato il campo base diretta alla cima del K2. Eravamo in quattro. Liliane e Maurice Parard e Michel Parmentier. Volevamo salire in quattro giorni. Purtroppo il tempo non è stato molto buono. Il vento troppo violento ci ha costretti ad un bivacco supplementare nella zona della piramide nera. Nel suo insieme la salita è stata normale. In quel momento non c'erano ancora spedizioni e mancavano molte corde fisse. Così siamo saliti quasi in stile alpino, ovviamente senza ossigeno. Sulla cima eravamo felici. Ricordo che Liliana ha detto, è la prima volta che sono su una cima come questa e vedo così bene tutte le montagne, un panorama così. Siamo rimasti su per circa 2 ore, un tempo molto lungo se si è senza respiratore. Non avevo nessuna voglia di scendere. Godevo di essere lassù. Era il sogno di tanti anni. Abbiamo bivaccato 8.300 metri. Poi abbiamo ripreso la discesa verso il campo base. Davanti Michel, poi io, verso il campo a 7.600 metri. Mi sono girata per vedere la cima ancora una volta ed ho scorto Liliane e Maurice ancora molto in alto, nel collo di bottiglia. Mi sono stupita, perché vanno così adagio? Arrivare alla base è molto lungo. Non sapevo di vedere i miei amici per l'ultima volta. Non sono ritornati al campo base. Nel pomeriggio il tempo è cambiato. Forse non sono più riusciti a trovare la via. O forse sono caduti. Chi lo sa? Noi abbiamo atteso a lungo Liliane e Maurice. Michel era al campo a 7.600. Io al campo a 7.000. Abbiamo passato delle brutte ore. Il tempo continuava a peggiorare con raffiche mostruose di vento. Sono rimasta sola per 3 giorni. Ho cercato di scendere. Ce l'ho fatta e non ho pagato neppure un prezzo troppo alto. Solo qualche principio di congelamento alle dita. Anche Michel era solo. Spesso penso
che siamo arrivati al limite delle nostre possibilità. Allora, non ci pensavo. Non pensavo di essere così prossima alla morte. Non alla mia, a quella dei miei amici. Tutti noi saliamo la montagna senza mai pensare che potremmo restarvi. Forse deve essere così. È una montagna stupenda, pericolosa. Fu un colpo duro per tutti al campo base. Liliane e Maurice Parra erano considerati tra i più esperti alpinisti himalayani. Il corpo di Liliane fu ritrovato, Maurice è ancora sulla montagna. Per Liliane gli alpinisti preparano una tomba nei pressi di piramide Gilke, dove si ricordano gli scomparsi del K2. Giulia ed io non siamo stati presenti alla sepoltura, siamo andati dopo, come mossi da reverente timore. Forse per tenere lontano il messaggio che quella morte comportava. Dopo le terribili vicende di quella disgraziata estate, avremmo dovuto fare una sola cosa, rinunciare. Ma come si può abbandonare un'impresa cui si è dedicato tanto di se stessi? L'anno prossimo chiuderemo col Pakistan. Per gli italiani di quota 8000, il bel tempo è l'occasione di un attacco lampo. Impegnati nelle riprese, noi invece avremmo il ritardo di un giorno. Documentiamo il successo dei nostri compagni mentre il nostro tentativo slitta al giorno seguente. All'inizio gli italiani si erano prefissati di salire lungo la Machicline, poi la valanga che ha travolto gli americani li ha indotti a cambiare itinerario. Adesso sono sullo sperone Abruzzi. Il bel tempo perdura, una giornata così la sognano tutti per la vetta. Purtroppo noi abbiamo una giornata di ritardo, una giornata che si rivelerà determinante. Gli italiani raggiungono la vetta. Possiamo solo sperare che il bel tempo tenga. Saliamo carichi su per lo sperone Abruzzi. L'attrezzatura alpinistica cinematografica ci costringe a salire al rallentatore. Anche un grammo in più si fa sentire, ti aggrava e ti tira verso il basso. Il mio sacco pesa circa 20 kg e sopra di me si erge il quasi verticale Camino House. Saliamo ad agio, un passo dopo l'altro, un metro dopo l'altro. Ogni volta devo estrarre la corda fissa dal costone di neve gelata. È una fatica indicibile.
quello che abbiamo con noi è stato scelto con la massima cura. Strada facendo allestiamo dei depositi e questo ci richiede altro tempo, molto tempo. Siamo a soli 600 metri dalla cima quando gli italiani assaporano il loro trionfo sulla montagna delle montagne il 5 luglio. Siamo contenti per loro. Noi confidiamo nelle nostre energie e nelle nostre forze. A 350 metri dalla cima sono le 4 del pomeriggio, decidiamo di rientrare. Procedere sarebbe un suicidio. Dobbiamo tornare all'ultimo campo. Speriamo solo che il tempo tenga. Le nuvole spazzano via le nostre speranze. I sogni si dissolvono nella nebbia. Non c'è più niente da fare. I nostri progetti naufragano nel maltempo. Comincia a nevicare, dobbiamo scendere, tornare al campo base. La bufera si scatena, le forze implacabili della natura vogliono sopraffarci. Noi però non ci arrendiamo. Speriamo ancora, tanto che lasciamo i depositi per un ulteriore possibile attacco nelle prossime settimane. Ci dispiace di essere stati così prossimi alla vetta e di non averla potuta raggiungere. Sì, il nostro cuore è ancora lassù. Dobbiamo però concentrarci totalmente sul presente, sulla discesa. Per fortuna conosciamo bene la via. È una vera battaglia contro gli elementi. 3.000 metri di discesa per raggiungere il campo base. Impieghiamo 3 giorni. Ce la faremo ancora? Si va su e giù per giorni, per intere settimane, in attesa del bel tempo, ore svibranti nelle quali il nostro pensiero non si lascia distrarre. Per 3 settimane il tempo trascorre logorando i nostri nervi. È una pausa lunga ma benefica. Riposando si recuperano le forze, si rigenera il corpo. Fra i 2 spagnoli che hanno realizzato il loro sogno, c'è Renato Casarotto, l'alpinista solitario che da anni sta facendo la corte alla grande montagna. Quest'anno la sta inseguendo lungo la Magic Line. Durante la scalata si tiene in costante contatto radio con sua moglie Guaretta. Renato, mi sentito? Sì, posso cominciare? Sì? Ciao Guaretta, sono arrivato alle 5, il campo 3. Con molto vento, il tempo non è certo dei migliori, speriamo che il vento della Cina spazi via tutto e mi consenta di questa volta almeno di andare fino in cima. Cambio. Ma non lo so, l'altimetro è abbastanza buono, però che c'è tanto vento vedo in alto. Comunque se vedrà domani. Qua la tendina che ho trovato è così piena di neve e di ghiaccio. Ora sono arrivato alle 5 e un'ora che sto tirando fuori neve e ghiaccio da sta tenda, tutto bagnato. Adesso speriamo è finito, è terminato sta storia. Vedi che ha lasciato i pochettoni aperti ed è entrata tutta la neve. Ti come stai tu, Renato? No, mi sto bene, abbastanza bene, solo che sono tanto stanco di questa storia che mi viene voglia di venire su e andare via. Va bene, questa è una decisione che ti è da prendere te. Va bene, Renato, ci sentiamo fra un po', fra 5 minuti? Va bene, ciao. Renato Casarotto si arrende. Dopo questa decisione inizia una discesa velocissima verso il campo base. Al di sopra di questo crepaccio, largo 2 metri e profondo 40, è solo un puntino minuscolo che all'improvviso scompare.
Via radio, Renato, con voce disperata, segnala la sua posizione nella voragine di ghiaccio. Viene estratto ancora vivo, pochi minuti dopo muore tra le nostre braccia. Lo seppelliamo nel crepaccio, come Goretta ci ha chiesto. Fortunatamente, durante la mia vita in montagna, non ho dovuto confrontarmi spesso con la morte. Anzi, per me è stato un evento relativamente raro rispetto ai miei 30 anni di attività. Qualche volta però è accaduto. Quando qualcuno muore in montagna, si comincia a pensare. È il caso di andare ancora avanti? Da una parte c'è la coscienza che il pericolo di morire in montagna esiste sempre. Dall'altra, la morte di un uomo lassù significa, come dire, che un sogno non può più rimanere semplicemente un sogno. Di fronte ad una simile evenienza. Così ogni alpinista finisce con il fare la propria scelta. E la stessa persona arriva a prendere decisioni diverse in rapporto alle diverse circostanze. D'altra parte è diverso se a morire lassù è il tuo più caro amico o una persona che non conosci affatto. Anche se si tratta del tuo migliore amico, però, non sai ancora quale sarà la tua scelta. Perché, per esempio, se questa cima non ancora raggiunta era il suo sogno più grande, magari proprio per questo tu continui a salire. È difficile dare una risposta. Puoi continuare o tornare indietro, ma quando accade un evento simile ciascuno medita a lungo sul da farsi. Giulia era depressa. Per lei, dopo la morte di Casarotto, era chiaro che non avrebbe tentato più la salita, almeno per quest'anno. Avevo dei dubbi, anche se in realtà non vedevo rapporti tra la morte di Renato e la nostra ascensione. Tornare sullo sperone Abruzzi l'anno seguente, organizzare una quarta spedizione al K2. No, se il tempo avesse concesso anche una sola chance, sarei andato avanti da solo, verso la cima della nostra montagna sogno. Se anche uno solo di noi ce l'avesse fatta, questa montagna implacabile sarebbe uscita dal nostro orizzonte e dai nostri progetti futuri. Anche i coreani aspettano la buona sorte al K2.
Intanto giocano per passare il tempo che si mantiene assolutamente incerto. Noi invece approfittiamo della pausa per completare le riprese. Hannes Wiese e Alfred Immitzer, alpinisti della spedizione austriaca, rimontano una tenda del campo base e come tutti gli altri si esercitano nella virtù della pazienza. Di valanghe quest'anno ne abbiamo viste tante, ma il fatto di aver potuto filmare proprio questa fu un puro caso. Ne ero decisamente entusiasta, un simile spettacolo, selvaggio e violento, era quanto di più adatto per il nostro copione. Questa valanga invece fu l'inizio di una serie di eventi che si svolsero secondo il disegno di un tragico e implacabile destino. La valanga si era staccata nella parte più alta dello sperone Abruzzi, in un momento in cui sulla montagna non c'era nessuno. Qualche giorno più tardi, attraversando il cono della valanga, rinvenimmo un oggetto strano, una teiera contorta e deformata da forze immane. Giuli vi scorse una sottile incisione. Mandi. Mandi il nome di un italiano? O un soprannome austriaco? Stesso giorno emerse dalla valanga anche un pullover che riconoscemmo per austriaco. La teiera era di Mandi Ehrenkruger, il pullover di Willy Bauer. Tutte cose che si trovavano al campo quarto degli austriaci a 7700 metri. La valanga doveva aver colpito e trascinato via questo campo. Gli austriaci, seppur informati, non accolsero il nostro sospetto, cioè che anche il campo 3 poteva essere stato investito. Non lo credettero. Il barometro di Willy Bauer indica un cambiamento favorevole del tempo. È il segnale. Si può partire per l'ultimo tentativo di quest'estate. Giulia ed io raccogliamo le nostre cose e prepariamo i contenitori per il ritorno. Prima però vogliamo filmare ancora. E la cima? Da parte mia, io non ho ancora rinunciato, ma Giulia non lo sa ancora. Il nostro era un team a due in cui però ciascuno era autonomo nelle sue decisioni. Forse uno di noi sarebbe riuscito a toccare la cima, anche per l'altro, pensavo. Forse Giulia aveva già deciso, proprio in quel momento, di venire anche lei, di fare un altro tentativo, non lo so. Solo quando fummo ai piedi della montagna, Giulia disse che avrebbe provato ancora una volta. Fra noi vigeva una tacita intesa, nessuno aveva il diritto di forzare l'altro nelle sue decisioni. Alla fine siamo saliti insieme verso la cima della nostra montagna sogno. Questa era la situazione dei campi sullo sperone Abruzzi. In rosso i campi degli austriaci, in giallo quelli dei coreani. La valanga aveva annientato i campi 3 e 4 degli austriaci. Austriaci, coreani, la polacca Mrufka, l'inglese Raus, Giulia ed io formiamo una molteplicità di cordate che si inerpicano su per la montagna. Un insieme non coordinato per l'ultimo tentativo, conveniente dalle diverse spedizioni. Sotto i nostri pesanti carichi saliamo con fatica su per lo sperone Abruzzi. Il tempo è variabile.
di noi ad oltre 7000 metri la gigantesca barriera di ghiaccio. Il tempo migliora. Adesso lo sappiamo tutti con certezza, i campi 3 e 4 sono stati implacabilmente distrutti. Come per miracolo una tenda dei coreani è stata risparmiata. Gli austriaci via radio chiedono loro di poterne far uso. La porteranno fino a 8000 metri come campo per l'assalto finale. Qui i coreani potranno utilizzarla a loro volta. Gli asiatici consentono. Gli austriaci hanno un solo giorno di vantaggio. Tutto deve procedere secondo programma. Purtroppo le cose non seguirono il programma. Il destino vi aggiunse una terribile e prolungata bufera. La vicenda si concluse tragicamente con la morte di 5 persone. Juli, Alan Raus, Mrucka, Alfred Immitzer e Hannes Wieser. Ci fermiamo un momento e vediamo uno degli austriaci sta scendendo. Sembra che danzi sulle corde. Ha rinunciato. Come mandi Ehrengruber, che lo segue a breve distanza. Solo Willy Bauer, Alfred Immitzer e Hannes Wieser continuano nello sforzo. Hannes Wieser raggiunge il nostro campo. Dopo una breve pausa riprenderà la salita. Lo invitiamo a bere il tè con noi. Più tardi al campo intermedio a 7000 metri, quando ormai si sapeva con certezza che il campo 3 non esisteva più, gli offrimmo la nostra tenda a tunnel di riserva. Lui però sorrise e rifiutò. Tutto era già stato sistemato con i coreani. Ci chiese invece un fornello del gas e dei viveri che noi gli demmo. Poi riprese la salita. Un po' stanca, ma illuminata dal bel tempo, Julie guarda fuori dalla tenda verso il suo prospi. Gli austriaci hanno portato la tenda dei coreani a 8000 metri e partono immediatamente per salire verso la cima. Noi seguiamo. Alan Raus, Mrucka, Julie ed io, con i sacchi pesanti. C'è dentro la tenda e tutto quanto occorre per un campo. Anche i coreani raggiungono la spalla e, a 8000 metri, trovano la loro tenda. Gli austriaci salgono fino a 8400 metri e sistemano alcune corde fisse per i coreani. Potrebbero ancora raggiungere la cima a prezzo di un bivacco. È tardi, la neve profonda e pesante, esistono. Il loro piano è fallito. La tenda presa in prestito adesso è occupata dai coreani. Man muss sich vor Augen halten. Bisogna tenere presente che lassù mancava una guida comune. Il gruppo era costituito da cordate riunite dal caso, prive di un vero legame. In caso di necessità ci saremmo dati tutti una mano, è ovvio. In quel momento però non si trattava di una situazione di emergenza, per cui non deve meravigliare il fatto che si giunge ad una discussione molto animata. In effetti gli austriaci avevano creduto di poter salire la cima del K2 e di rientrare immediatamente al campo 3. Adesso però il piano era fallito e contando di poter sferrare un secondo attacco non avevano nessuna intenzione di scendere. Gli altri però non erano dello stesso parere e ritenevano che gli austriaci dovessero comunque scendere e non ne fecero mistero. La mancanza di spazio nella tenda durante la notte che precede una ascensione impegnativa è particolarmente dannosa. La forma ne viene compromessa o perlomeno può esserlo. Finalmente i coreani ospitarono due degli austriaci. Il terzo, invece, si presentò sacco a pelo in mano davanti alla tenda di Alan Raus. Ed il gentiluomo inglese che alternativa aveva?
Allan trascorse una notte insonne ed il giorno seguente non fu in condizioni di affrontare la salita. Julie poi, che contava di salire alla cima con il suo connazionale, adesso non mostrava più alcun entusiasmo. Infine anch'io, dal momento che i coreani tardarono a partire, non mi sentii più pronto per affrontare l'ascensione in quella giornata. In quattro, quindi, lasciammo trascorrere a vuoto il giorno che era stato prefissato per la cima, il 3 agosto. Il giorno seguente, 4 agosto, eravamo in 7 a muoverci dal campo, anche se ben presto saremmo rimasti in 6, in quanto Hannes Wiese, dopo un centinaio di metri, rinunciò e decise di tornare al campo. Al mattino il tempo era bello. Nella stessa giornata altre 2 cordate raggiunsero la cima di 2.800 nelle vicinanze. In principio, quindi, si poteva pensare che tutto sarebbe andato per il meglio. Brucca, probabilmente sfinita dalle notti difficili, a soli 100 metri dalla vetta nei pressi della cosiddetta pinna del pesce cane, rinuncia. Le immagini seguenti sono ricostruzioni. Verso le 3:30 i 2 austriaci raggiungono per primi la vetta, seguiti immediatamente da Alan Raus. Verso le 5:30 arriviamo in cima a noi, Giulia ed io. Siamo felici, anche se la visibilità è quasi nulla. Ci abbracciamo, sappiamo che il K2 è finalmente nostro. Un grigiore inconsueto avvolge la montagna. Sembra quasi un mantello di seta. Mentre scendiamo, cominciano a calare le ombre, ma poco prima che l'oscurità ci afferri totalmente, avviene qualche cosa di terribile, che ancora oggi stento a credere. Un grido improvviso sopra di me, ed un istante dopo Julie precipita, mi sfila accanto e sfreccia come un pollice verso l'abisso. Pianto la piccozza, mi aggrappo, cerco di tenere con la corda, invano. Di colpo vengo catapultato in aria e poi comincio a precipitare giù per la montagna, 3.000 metri credo, fino alla sua base. E la fine. Dopo un centinaio di metri, suppongo, di colpo ci piantiamo nella neve, tutti e 2 miracolosamente fermi. Però siamo lontani dalla via di salita, è buio e non ci resta che bivaccare in una nicchia nella neve molto aperta. Verso l'alba la temperatura scese notevolmente. Io non riportai congelamenti. Julie fu colpita alla punta del naso e probabilmente a 2 o 3 dita di una mano. In quel momento o dopo, non lo so esattamente. Eravamo piacevolmente stupiti di essere ancora vivi dopo una simile notte. Fra le nuvole comparve persino un raggio di sole. Scendemmo in direzione del campo 4. Ad un certo punto, non lontani dal campo 4, la visibilità da scarsa si fece nulla. Eravamo immersi in una nuvola. Cominciammo a chiamare. Se fossimo stati davvero dove speravamo, qualcuno avrebbe dovuto rispondere. Finalmente sentimmo la voce di Willy. In breve raggiungemmo le tende. Nei giorni seguenti rimanemmo chiusi nelle tende. La bufera quasi schiacciò i nostri ripari. Noi 2 dovemmo abbandonare la tenda. Julie fu accolta dagli austriaci. Io approdai da Alan e Brucca. La bufera non accennava a scemare. 3 giorni dopo aver raggiunto la cima, Julie cessò di vivere. Dopo altri 3 giorni a combattere con la morte, fu Alan. Andò in delirio, mancava l'acqua, il gas, il cibo. In una schiarita, Willy, Alfred e Hannes, che ancora si reggevano in piedi, iniziarono la discesa. Li seguì Brucca, ancora relativamente in forze. Dopo un centinaio di metri Hannes ed Alfred caddero, morti. Consegnai ancora ad Alan il sacco piumino di Julie e gli morì nella tenda. Raggiunsi William Ruff,
Lungo le corde fisse, Mrucca andava ad agio a causa di un suo particolare sistema di discesa. Rimase indietro e da allora non la vedemmo più. Un giorno dopo Willy, il 12 agosto, raggiunsi il campo base. Nell'ultimo tratto, sulla morena, accettai di farmi trasportare. I coreani, con il loro medico, si presero cura di me e mi prestarono ogni attenzione. Il cielo è di nuovo blu. Julie, Alan, Rufka, Alfred e Danny, Renato, Lilian e Maurice, e tutti gli altri. Con il pensiero sono ancora sul K2 con i miei compagni. Ho tre dita congelate, ma cosa sono rispetto a tutto ciò che è successo in quella terribile estate al K2? Trionfo über einen Gipfel habe ich nie empfunden. Mai su una cima ho provato un senso di trionfo. Anche in vetta al K2 con Giulio non sentii che una immensa gioia. Ciò che è accaduto dopo. È stato il colpo più duro di tutta la mia vita. Una persona come Julie si incontra una sola volta. Nubi meravigliose, forme fantastiche, le nubi che Julie amava tanto. Lei usava dire, le nubi posseggono due volti. Questo è il volto bello, fantastico, quello dei sogni della mia infanzia. Nelle sue forme bizzarre ho visto tutto ciò che era possibile. Le nubi però hanno anche un altro volto, oscuro, capace di annientare i tuoi sogni.